Credo che la partita si era ingranata bene per noi, abbiamo sbagliato tanti gol fatti contro una squadra che non molla mai, lo sapevo, chiaramente poi ti fanno gol e fai fatica, e quindi bene il gol alla fine, bene i due gol che sono arrivati dai due quarti diciamo, e comunque sicuramente il risultato aiuta per l'entusiasmo, per tutto. No, credo che nella giornata di domani o al massimo lunedì mattina sarà qua a Rizzo, che è un discorso già chiuso, e poi vedremo negli ultimi due giorni, perché purtroppo in Serie C c'è una lista di 24 giocatori che comprende anche gli under, perché oggi noi avevamo in campo diversi ragazzi che però in altre categorie non vanno in lista, qui vanno in lista, quindi bisogna fare i conti anche con la lista. Vedremo nei prossimi due o tre giorni che mancano, se ci sarà la possibilità di innervare ancora il reparto con qualcuno che ci possa dare qualcosa in più, sì, prendere per prendere no. Se uno deve scegliere di venire a Pescara deve sapere che viene in una piazza importante, che ha voglia di recitare un ruolo da protagonista, e se vuole venire, chiunque sia, non parlo di Lanini, noi siamo felici, ma non vogliamo costringere nessuno a venire a Pescara.